Tre lupi avvistati mentre girano indisturbati a pochi metri dalle case in pieno giorno nella campagna tra Marlia e Saltocchio. Uno di loro è stato filmato da un passante a poca distanza. Secondo quanto denunciato dai proprietari di un ranch della zona, si tratterebbe di incontri ravvicinati che si starebbero susseguendo da settimane e sempre in orario diurno tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. La zona è anche gettonata per le passeggiate, soprattutto nel fine settimana, da famiglie anche con bambini, ed è uno dei motivi per cui questi avvistamenti stanno destando non poca preoccupazione. Negli ultimi mesi episodi di questo tipo sono sempre più frequenti. A Porcari, la notizia del ferimento di una donna da parte di un lupo aveva riacceso l'allarme sulla convivenza con gli animali selvatici. Un avvistamento, diciamo, di un lupo, che non è la prima volta che si aggirano in queste zone qui. E quindi, siccome visto che è una zona di passaggio con gente a piedi, chi fa le passeggiate, abbiamo voluto fare la segnalazione per mettere anche le persone, oltre che ai nostri animali, in sicurezza. Tra i proprietari del ranch si aggiunge anche la preoccupazione verso i propri allevamenti, che in più di qualche occasione sarebbero stati attaccati dagli animali selvatici. Dalla volpe soprattutto. E la scorsa settimana e ieri l'altro ci ha fatto fuori circa 12 galline, anatre. Normale, perché dato il contesto rurale questi animali selvatici ci sono. Diciamo che gli animali qui si sono progrediti parecchio. Negli ultimi anni qui c'è un po' di tutto. Come anche i cinghiali sono scesi giù, nonostante che non c'erano mai stati. Cinghiali, il tasso, l'istrice, volpi. E ora il lupo.